Salve, sono una donna di 40 anni e secondo le aspettative della società dovrei essere già sposata con un figlio alle scuole medie. Tuttavia, sono ancora single, non è che non abbia avuto opportunità di sistemarmi, semplicemente non è andata così. Ogni volta che ho trovato un partner adatto, le circostanze ci hanno impedito di sposarci, e quando la mia vita lavorativa e personale era stabile, non riuscivo a trovare la persona giusta. Di conseguenza, sono rimasta single per tutto questo tempo. A metà dei miei 30 anni, i miei parenti hanno iniziato a tormentarmi sul mio stato civile. Partecipavano a riunioni di famiglia come matrimoni o funerali, e coglievano l'occasione per chiedere informazioni sul mio matrimonio. Si trattava di parenti con cui parlavo raramente, ma che sentivano il bisogno di farmi pressione e di fare commenti sul fatto che sarei diventata zitella. Mi sono spesso chiesta perché fossero così interessati alla mia vita privata, ma presto ho capito il motivo. Era tutta colpa di mio fratello minore, che si era sposato ed era diventato padre. Una volta avuto un figlio, nessuno mi dava più fastidio. Tutti erano troppo preoccupati per il mio nipotino appena nato per interessarsi al mio matrimonio. Fu un sollievo, ma non sapevo che questo mi avrebbe creato un nuovo problema. Mia cognata è rimasta incinta solo 5 mesi dopo essersi sposata con mio fratello, il che significa che era già in attesa prima del matrimonio. È piuttosto magra, quindi la sua gravidanza non era evidente durante la cerimonia nuziale. Tuttavia, hanno scelto di mantenere il segreto con tutti e di procedere con il matrimonio. Quando mia madre lo scoprì, si arrabbiò con loro per aver nascosto la verità. Io ero completamente ignara del fatto che mia cognata fosse incinta e avevo promesso di aiutarla a fare da babysitter una volta che avesse avuto un figlio. Ora mia madre mi suggeriva di usare il babysitting come scusa per evitare di lavorare nella palestra della mia amica. Naturalmente ero preoccupata. Avevo già ricevuto e speso 3 mesi di stipendio in previsione di recuperare il mancato pagamento della quota del club. Non potevo sapere che il bambino sarebbe arrivato prima del tempo. Mia madre si pentì di aver promesso di fare da babysitter senza considerare le conseguenze. Come donna single, non sposata e senza figli, come avrei potuto prendermi cura di un neonato? La responsabilità sembrava schiacciante, quindi, eccomi qui, a riflettere sul da farsi. Mia madre insiste perché io faccia da babysitter a mio nipote per soli 3 mesi. Mia madre mi ha chiesto aiuto, sapendo che lavoro come illustratrice freelance per editori di libri di fiabe. Poiché non ho orari di ufficio fissi o un programma di lavoro giornaliero, a volte dà per scontato che non abbia nulla da fare quando sto a casa. Si chiede perché non rispondo al telefono o perché non mi occupo delle faccende domestiche. Crede addirittura che fare la babysitter sia un compito facile. Ai suoi occhi, sono una persona pigra che non fa nulla a casa. Mi ha esortato a pensare al mio futuro e ha sottolineato che avere un figlio mio non sarebbe stato facile. Per evitare di rimanere sola, mi ha chiesto di prendermi cura del mio nipotino, insistendo sul fatto che avrebbe giovato al nostro rapporto e che si sarebbe ricordato del mio compleanno. Di fronte al frequente assillo di mia madre, ho accettato con riluttanza di fare da babysitter per 3 mesi, ponendo una condizione rigorosa. Tuttavia, avrei dovuto rifiutare l'offerta. Pochi giorni dopo arrivò mio fratello con il suo bambino. Sua moglie soffriva di una grave depressione postpartum, così mio fratello si prese un congedo per occuparsi del bambino. Era esausto e immensamente sollevato quando mi sono offerta di fargli da babysitter. Sembrava che fosse riuscito a fuggire da una situazione terribile. Così, mi sono trovata ad assumere il ruolo di babysitter per mio nipote. Inizialmente avevo accettato di fare la babysitter solo per 3 mesi, ma gradualmente la cosa si è estesa a 1 anno, poi a 2 anni, e ora mi trovo al 4° anno di babysitteraggio continuo. Mia madre ha inventato una scusa dopo l'altra e alla fine si è ritirata completamente dalla responsabilità di fare la babysitter. Di conseguenza, la responsabilità di prendersi cura del bambino è ricaduta su me e mio fratello. Mio fratello si trasferì addirittura vicino a casa mia, in modo da poter lasciare comodamente il bambino al mattino e riprenderlo dopo il lavoro. Durante questo periodo, ho nutrito, giocato, fatto il bagnetto e persino provveduto all'educazione di base di mio nipote.
All'inizio è stato impegnativo e ho commesso numerosi errori mentre imparavo a prendermi cura di un bambino. Ho iniziato a leggere libri sulla cura dei bambini e a chiedere consigli a fonti affidabili. Nonostante le difficoltà iniziali, a poco ho acquisito fiducia e ho sviluppato le competenze necessarie per crescere un bambino. Prendermi cura del mio nipotino è stato un compito piuttosto impegnativo. Dovevo allattarlo, fargli fare il routine, cambiargli i pannolini, fargli il bagnetto e farlo addormentare. Questo richiedeva una notevole quantità di tempo e spesso mi ritrovavo a svegliarmi nel cuore della notte. Il pianto incessante di mio nipote mi faceva venire le occhiaie e tutto ciò che desideravo era un sonno profondo, anche solo per un'ora. La cosa peggiore è che questo ciclo di cura sembrava non avere fine, a differenza di altri compiti che alla fine si concludono. Con la cura dei bambini, non c'è pausa, non c'è un momento di pausa fino a quando il bambino non cresce. Questo può farvi impazzire, a meno che non lo si sia vissuto in prima persona. È impossibile capire il tributo che si subisce. Solo ora, dopo averla vissuta, apprezzo davvero l'incredibile forza delle madri. Per un anno intero sono stata l'unica a prendermi cura del mio nipotino. Finché la depressione di mia cognata non è migliorata e abbiamo potuto condividere la responsabilità. Tuttavia, alla fine mia cognata è tornata a lavorare e io ho continuato a fare la babysitter, ma ora mi sembra un paradiso rispetto a quando dovevo fare tutto da sola. Ora devo solo occuparmi di lui finché mia cognata non finisce di lavorare e ho persino i fine settimana liberi. Non mi sarei mai aspettata che fare la babysitter richiedesse così tanto da me. Non dai tempi della scuola. Alcuni amici credono che io sia pazza perché dedico così tanto tempo a fare da babysitter al figlio di qualcun altro. Capisco il loro punto di vista perché spesso non c'è riconoscimento o gratitudine per il babysitting. C'è stato un episodio particolare che mi ha segnato profondamente. Mio nipote aveva appena iniziato a camminare e stava esplorando ogni angolo della casa. Purtroppo è inciampato e ha sbattuto la fronte contro lo spigolo di un tavolo, perdendo sangue. Quando mio fratello è venuto a prenderlo, era furioso con me. Era straziante vedere mio nipote ferito, ma sentire le parole di rabbia di mio fratello minore mi fece ancora più male. Quella sera non potei fare a meno di versare lacrime. Mi sembrava ingiusto essere trattata in questo modo quando stavo facendo del mio meglio per aiutarli. Provavo un'ansia immensa ogni volta che mio nipote si ammalava o prendeva il raffreddore. Come se fosse colpa mia e diventavo nervosa con mio fratello e mia cognata, nonostante questi momenti difficili, ho continuato a fare la babysitter perché adoro mio nipote. È diventato parte integrante della mia vita e non posso immaginare di stare senza di lui. Ho persino raggiunto il punto in cui avrei sacrificato volentieri la mia stessa vita per lui. Considerando che era la mia prima esperienza di babysitter, crescerlo mi ha fatto piangere innumerevoli volte. Dubitavo costantemente di fare tutto bene, temendo che le mie azioni potessero avere un impatto negativo su di lui. Ho iniziato a controllare ogni mia abitudine, dal mangiare al parlare, per assicurarmi di non avere un'influenza negativa, perché i bambini tendono a imitare rapidamente gli adulti. Un giorno, mentre mi occupavo di lui, ho avuto un'illuminazione. Mentre facevo da babysitter a mio nipote, accadde un episodio significativo. Stavo cercando un libro di favole da leggergli quando improvvisamente mi è venuta un'idea. Decisi di creare il mio libro di fiabe da zero. Ho scritto e realizzato un bellissimo libro di fiabe con le mie mani. Quando la mia editor venne a trovarmi, notò la mia creazione e mi propose un contratto per una serie di 3 libri. Era un'offerta incredibilmente allettante, perché fino a quel momento avevo illustrato solo libri per altri. Firmare il contratto significava poter finalmente pubblicare un libro a mio nome. Senza esitare, accettai e firmai il contratto. Purtroppo la scadenza per l'editing e l'illustrazione dei libri era piuttosto ravvicinata e, inoltre, dovevo ancora occuparmi di mio nipote. Ho chiamato mia cognata e le ho spiegato la mia situazione. Le ho detto che non avrei potuto fare la babysitter per circa 3 mesi. Con mia grande sorpresa, la sua risposta fu tutt'altro che comprensiva. Ha esclamato: "Come hai potuto farmi questo? Quando qualcuno lascia il lavoro, dà almeno un mese di preavviso." Mi stai dicendo che non puoi fare la babysitter a partire dalla prossima settimana? Cosa dovrei fare?
Odio doverlo dire, ma come puoi fare questo quando ti paghiamo così tanto ogni mese? Non posso crederci. Confusa e presa alla sprovvista, la interruppi. Aspetta un attimo. Che cosa hai detto? Mi pagate dei soldi? Di quali soldi stai parlando? Mi hai pagato per fare da babysitter a Michael? La sua risposta è apparsa infastidita e un po' sgarbata. Perché ti comporti come se non lo sapessi? Sei stata pagata negli ultimi 4 anni, hai anche chiesto un aumento all'inizio dell'anno, quindi ho versato l'importo maggiorato ogni mese. Questa rivelazione mi ha completamente scioccato. Fino a quel momento non avevo mai ricevuto un solo centesimo per aver fatto da babysitter a mio nipote. Ho esclamato, sorella, è la prima volta che sento parlare di soldi, in tutto questo tempo, non ho mai ricevuto un pagamento per aver fatto da babysitter a Michael. Chi hai pagato? In seguito scoprii che avevano depositato il denaro sul conto corrente di mia madre. Ogni mese mia madre intercettava il denaro a mia insaputa. Alla fine mi resi conto del perché mio fratello e mia cognata fossero stati così esigenti e mi avessero trattato come un semplice dipendente. Credevano di pagarmi generosamente, e questo li portava a pretendere di trattarmi come un'impiegata. In quell'istante fui invasa dalla furia. Disprezzavo mia madre per aver infranto la sua promessa e aver trasferito la sua responsabilità su di me. Mi sono anche risentita con mio fratello e mia cognata per la loro mancanza di riconoscenza, perché credevano di compensarmi. Per quanto riguarda me stessa, mi sono sentita sciocca negli ultimi 4 anni. In quel momento ho avuto l'impulso di chiamare mia madre e mio fratello per affrontarli. Ma sapevo che dovevo prima ricompormi, altrimenti la situazione sarebbe degenerata inutilmente. Avrei potuto gestire la situazione con più calma. Ma ho escogitato un piano in anticipo. Decisi di fare una sorpresa a mia madre anticipando di una settimana il suo compleanno e organizzando una riunione nel fine settimana. Poiché era difficile per me e mio fratello incontrarci nei giorni feriali, lo spiegai a mia madre. Inizialmente ha espresso disappunto, ma quando le ho accennato di invitare i suoi amici e di cenare in un ristorante rinomato, la sua gioia non ha conosciuto limiti. Poi ho chiamato mio fratello minore e ho condiviso con lui lo stesso progetto. Inizialmente si è arrabbiato con me per aver fatto un gran casino per il compleanno di nostra madre, tuttavia. Quando gli ho assicurato che mi sarei occupata io delle spese e che lui e sua moglie dovevano solo unirsi a noi senza preoccuparsi del pagamento, il suo atteggiamento è cambiato rapidamente. Finalmente arrivò il giorno della festa di compleanno di mia madre. Mi raccolsi e mi diressi al ristorante. All'arrivo scoprii che mia madre e le sue amiche erano già presenti. Le amiche la riempirono di complimenti, sottolineando quanto fosse fortunata ad avere una figlia dedicata e non sposata. Hanno anche insinuato che avere una figlia sposata a volte può causare più problemi. Quando arrivarono mio fratello e mia cognata, iniziammo a mangiare. Nel frattempo, mia cognata consegnò a mia madre una busta con del denaro come regalo di compleanno. Anch'io ho consegnato una busta a mia madre, tuttavia. Il suo volto si indurì quando la aprì e scoprì che si trattava di una fattura per un servizio di babysitter. Confusa, ha messo in dubbio le mie intenzioni, le spiegai che avevo detratto il denaro dall'assegno mensile che riceveva da Michaels per i servizi di babysitting negli ultimi 3 anni. Che ammontava a $1,500 al mese, da quest'anno ha iniziato a ricevere $1,700 al mese. L'ho affrontata per aver preso una somma di denaro così significativa senza informarmi e senza darmene una parte. Ho espresso il mio disappunto per il fatto che, essendo mia madre, avesse commesso un atto del genere. Lo consideravo un reato che poteva essere denunciato alla polizia. Soprattutto perché ogni mese mi sottraeva altri soldi per le spese. Le ho raccontato l'immenso tributo fisico ed emotivo che ho sopportato lavorando e facendo la babysitter negli ultimi 4 anni. E ho persino chiesto un consulto per lo stress causato. Mi sono sentita tradita, perché aveva essenzialmente sfruttato la propria figlia per ottenere un guadagno economico. Ho chiarito che avevo sempre avuto l'intenzione di provvedere a lei, ma lei sembrava averlo dimenticato. Misi in dubbio il motivo che l'aveva spinta a organizzare questa riunione solo per mettermi in imbarazzo ed espressi la mia incredulità per le sue azioni. Non riuscivo a capire come lei, in quanto madre,
potesse trattarmi in quel modo, mi rattristò e mi fece desiderare che le cose fossero andate diversamente. Se nostro padre fosse ancora vivo, non sarei stata trattata in questo modo. Lei è davvero orribile. Mia madre non ha alcun desiderio di riconoscere le sue malefatte, si limita a fare la vittima. Non ha rimorsi o scuse per la sofferenza che ho subito, mamma, smettila di dare spettacolo. Se papà fosse vivo, non farei da babysitter a Michael, ti sei offerta volontaria, poi ti sei tirata indietro, inventando bugie sulla paga anticipata. Che cosa hai fatto? Mentre io mi occupavo di Michael, tu ti divertivi a giocare a carte e a fare viaggi all'estero con i soldi intercettati. Invece di fare la babysitter, hai optato per il Botox nelle cliniche di bellezza. E ora ti aspetti che Michael si ricordi dei miei compleanni? Vuoi che io ricordi i tuoi, visto che hai rubato a tua figlia? Mia madre rimase in silenzio, con un evidente senso di colpa. Quando mio fratello minore mise in dubbio l'eccesso, la mamma si limitò a sospirare e lui la difese sulle spese per il suo compleanno. Eppure, mamma, ti sei mai ricordata dei compleanni di papà? Gli hai mai regalato delle torte? Smetti di vendere tuo figlio e non ho bisogno che il compleanno di Brandy venga ricordato solo perché paghi la babysitter. Sono sollevata di non aver saputo dei soldi. Essere trattata come un'impiegata sarebbe stato scoraggiante. Eri furioso per la festa di compleanno della mamma. Ma ora mi accusi di aver fatto un dramma perché la mamma ha speso i miei soldi di babysitter. Chi è che la fa più grossa? Tu? James, egoista e doppio giochista, hai detto di non voler dividere le spese, di essere arrabbiato per la festa a casa. Come hai potuto, considerando tutto quello che ho fatto per crescerti? D'ora in poi, prenditi cura di tuo figlio. Non cercare aiuto, ho depositato i fondi sul numero di conto corrente fornito da chi ti sta vicino, mamma. Nonostante la mia intenzione iniziale di non addebitare alcun importo, il comportamento tuo e della mamma mi ha indotto a riconsiderare la questione. D'ora in poi, sarò giustamente ricompensata per i miei sforzi e taglierò i ponti con entrambe. Vi prego di non rivolgervi a me come mamma e di non cercare di contattarmi, nemmeno in caso di funerale. Non parteciperò e potrete coprire le spese da soli. Considerateli come gli interessi che mi dovete. Dopo quell'incidente, ho tagliato completamente i ponti con la mia famiglia. Sebbene non mi manchino né mia madre né mio fratello minore, mi ritrovo a desiderare mio nipote ogni secondo. Il giorno in cui ho impacchettato le cose di Michael e le ho spedite ai miei fratelli, mi sono scese le lacrime. Per far fronte alla situazione, mi sono immersa nel lavoro, spedendo le sue cose via UPS e cercando di dimenticare. Un libro di racconti, che racconta i ricordi con mio nipote, sarà pubblicato a mio nome. Anche se è improbabile che Michael ricordi il tempo trascorso insieme, io conserverò quei ricordi nel mio cuore. Forse, un giorno, il destino ci riunirà. A condividere la mia storia mi ha alleggerito il cuore e apprezzo la vostra attenzione. Augurando a tutti buona salute, i vostri incoraggiamenti e i vostri saggi commenti nella sezione sottostante sono immensamente preziosi. I commenti e gli abbonamenti mi sosterrebbero molto. Vi auguro una splendida giornata.